Buon pomeriggio, venerdì 24 gennaio alle 13.30 in punto e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Ultime ore di campagna elettorale, questa sera eh, si chiude ed oggi è il giorno eh, dell'ultimo big che sceglie di chiudere appunto la campagna nella nostra regione ed è il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti che appoggia chiaramente la candidatura di Pippo Calipo e incontrerà. La stampa i cittadini nell'auditorium nell Calipari del Consiglio regionale questa sera. C'è da dire che tutti e quattro i candidati presidente eh, in eh, Calabria eh, terranno pressappoco alla stessa ora la manifestazione di chiusura della loro campagna. Alle 18 quella di Calipo. Intorno alle 17.30 le altre, quella del eh, candidato del Movimento 5 Stelle Aiello a Cosenza in piazza Kennedy, mentre eh, Iole Santelli sarà. Eh, alla Mezzaterme Terme ed anche Carlo Tanzi sarà eh, alla Mezzaterme Terme in un eh, albergo, ripeto, questo pomeriggio tra le 17 e le 19, insomma, tutti e quattro i candidati avranno eh, chiuso eh, le ultime eh, iniziative per, eh, per orare la loro causa. E una campagna elettorale, è stata una campagna elettorale un po' anomala, intanto perché è giunta in pieno inverno, non è la prima volta che votiamo. Di solito, da quando c'è l'elezione diretta, quindi, stiamo parlando del 2000. Della Presidente della Regione abbiamo votato in tre casi su quattro, adesso però diciamo che sono tre, alla fine saranno tre su cinque, sempre in primavera, sempre in aprile. Mentre come sappiamo, l'elezione del 2014 avvenne nella seconda metà di novembre. Questa è la prima che cade in pieno inverno. È logico che le elezioni in Calabria, l'importante è esserne consapevoli, sono tra virgolette meno importanti, cioè pesano molto meno sullo scacchiere nazionale rispetto a quelle in Emilia-Romagna, tant'è che pur sapendo di essere eh, in netto vantaggio eh, nei sondaggi, gli ultimi eh, di cui si è a conoscenza, ovvero quelli del 9 eh, gennaio scorso, il centrodestra eh, non eh, si dà diciamo, da fare in queste ultime ore quanto invece eh, sta facendo in Emilia, proprio perché l'importanza, il peso politico e eh, anche la, la, come dire, la, la storia dell'amministrazione eh, della Regione Emilia eh, è eh, influente su quello che potrebbe accadere, una vittoria del centro-destra indurrebbe con ancor più forza eh, i leader della Lega di Fraternitari di Forza Italia a chiedere eh, la, la nuove elezioni, a chiedere che vengano sciolte le camere, che si vada a nuove elezioni. Comunque, ultime ore di campagna elettorale, eh, ci sono eh, tanti aspetti da tenere presenti, a cominciare dalle difficoltà che sono sullo sfondo di una regione complessa come la nostra e fra le difficoltà c'è anche quella disamore, quella distanza che il cittadino percepisce rispetto alla politica e che ci induce a porci la più grande domanda quanto peserà l'astensionismo? Anni, cinque anni fa votarono, eh, meno di, eh, un, votò meno di un calabrese su due, il 44% dei calabresi si recò alle urne. Anche questo bisogna eh, tenere presente per pesare l'esito del voto finale. Ultime ore di campagna elettorale, poi calerà il silenzio, che una volta era sacro e ora, con mille scuse, non tutti rispettano. E domenica, dalle 7 alle 23, la parola passerà finalmente agli elettori. Si vota in due regioni, ma non sembra. Le elezioni in Emilia Romagna, comunque vadano, influenzeranno anche gli equilibri politici nazionali e potrebbero persino risultare letali per il governo nel caso di sconfitta del centro-sinistra e dunque è logico che i riflettori siano puntati su Bologna più che su Catanzaro. Tuttavia, pur essendo meno trendy a livello di calcoli ed effetti, le elezioni calabresi sono assai delicate sia per la condizione di ritardo che il territorio accusa nei confronti del resto del paese, eppure nel confronto con le altre regioni meridionali, sia per la delicatezza dei problemi che i calabresi sono costretti ad affrontare ogni giorno: dalla mancanza di lavoro a una sanità al collasso, dalla mobilità negata a causa della condizione delle infrastrutture all'ingombrante presenza dell'andrangheta, che finisce per condizionare ogni settore azione, scelta della vita civile. La caparbietà di chi resiste e il coraggio di chi si oppone, ad esempio, rappresentano la perfezione e l'ultima frontiera della lotta tra bene e male, qui più visibile che altrove. Che l'esito della competizione in Calabria sia meno atteso è riflesso anche nei pronostici. Gli ultimi sondaggi pubblicati assegnavano al centrodestra un margine di vantaggio molto ampio, ma non è quello che serve a Salvini e alla Meloni per dare la spallata al secondo governo Conte. Ieri, sul voto ha fatto irruzione la Commissione parlamentare antimafia, il cui presidente, peraltro un senatore eletto in Calabria, ha reso noti i nomi degli impresentabili: tre in tutto, due nella nostra regione. Inevitabile il corollario di polemiche e accuse di queste ore, ma è abbastanza tardi per pensare che le novità di ieri possano destabilizzare o condizionare in maniera decisiva il voto di domenica prossima. Da quando c'è l'elezione diretta in Calabria si è sempre registrata un'alternanza tra le coalizioni e chi aveva fin lì governato passava puntualmente all'opposizione al turno successivo. Sarà così anche stavolta? E i flussi elettorali mostreranno ancora una notevole differenza tra il voto delle città e quello dei centri delle province come è avvenuto sia nelle politiche del 2018 che nelle europee dell'anno scorso? E poi, perdura tuttora il distacco dei cittadini dalla politica nella regione che da sempre fa registrare le più alte percentuali di astensioni? Poche ore di attesa e sapremo. Una donna anziana è morta la notte scorsa nell'incendio avvenuto all'interno della sua abitazione a San Giorgio Morgeto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno avuto molte difficoltà a raggiungere il posto perché le strade sono strette, si tratta di una casa fuori paese, ma comunque, difficilmente sarebbero potuti riuscire a eh, salvare la donna quando. Eh, peraltro l'hanno trovato, ormai il corpo era semicarbonizzato, il loro intervento è durato eh, tre ore per spegnere il rogo e comunque evitare che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni vicine. Alcuni testimoni hanno detto che la donna ha tentato di uscire dalla casa in fiamme ma non ci è riuscita, forse è stata sopraffatta anche dal fumo che le ha intasato i eh, polmoni. Due giovani di 30 e 16 anni, entrambi di Locri, sono stati fermati dai carabinieri che hanno arrestato il primo, il più grande, il trentenne, e denunciato a piede libero il eh, secondo per possesso di droga. I due erano stati fermati a un posto di blocco in località Cantinelle di Corigliano Rossano. Si sono innervositi, alla vista dei militari hanno anche tentato di disfarsi della droga. Si tratta, e li state vedendo, di eh, tre pacchi con 300 grammi di marijuana nascosti sotto la tappezzeria del portabagagli del suo. Sul quale viaggiavano, eh, il loro atteggiamento, ripeto, ha insospettito i carabinieri che poi sono stati eh, indotti a, ad allargare i eh, controlli. Il trentenne, ora che è stato, ripeto, arrestato, si trova nel carcere di Castrovillari. Ieri mattina, durante un'attività di perlustrazione, i carabinieri di, eh, del parco di Gambari e d'Aspromonte hanno scoperto un ordigno bellico, o almeno tale sembrava. Poi, però, eh, anche il lavoro degli artificieri ha confermato che si trattava di un proiettile di artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Era in parte ancora interrato, è stato eh, fatto brillare dalla, dagli artificieri stessi dopo le operazioni di messa in sicurezza. I più acuti, forse meglio dire i più fedeli tra i nostri telespettatori avranno notato che tra eh, le, 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 i consigli, diciamo così, di, questi, di, questi, di questi ultimi giorni, consigli pubblicitari, c'è anche una manifestazione che si tiene a Napoli. Si tiene a Napoli quindi non è una manifestazione calabrese, ma per la Calabria avrà non solo per essa, naturalmente, una notevole importanza perché stiamo parlando di Nautics Sud. Giunto alla 47 edizione, che è il Salone della Nautica, uno dei più importanti che si tiene nel nostro paese, il più importante dell'Italia meridionale, organizzato fra l'altro anche dalla mostra Doltreoceano. La presentazione avverrà esattamente fra sei giorni. e La nautica, anche la nautica da diporto, è un settore in cui la Calabria ha evidentemente grandi interessi e ha anche delle. Eh, aziende, anche degli artigiani che producono dei prodotti di eh, notevole, notevole qualità. E allora Nautic Sud verrà presentata tra qualche giorno, noi cominciamo a parlarvene già da ora. Giovedì prossimo 30 gennaio presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli verrà presentata alla stampa la 47 edizione di Nautic Sud, il salone internazionale della nautica dedicato ad appassionati ed operatori del settore perché possano ammirare le ultime novità e tendenze del mondo delle barche che si terrà dall'8 al 16 febbraio prossimi presso il Salone Internazionale della Nautica che è organizzato dalla Mostra d'Oltremare e da FINA, Associazione di filiera italiana della Nautica. Oltre alla messa in mare di un centinaio di imbarcazioni, nel calendario delle iniziative e della manifestazioni sono previste regate, incontri tematici, convegni e workshop. Nautic Sud è ormai il salone della vera nautica italiana, quella tra i 4 e i 18 metri, e ha un ruolo determinante per il settore. Anche quest'anno è prevista la partecipazione dei rappresentanti del governo, a dimostrazione della considerazione del valore economico e della potenzialità di sviluppo produttivo che esprime il settore. Al Nautic Sud la filiera del mare sarà rappresentata in tutte le sue espressioni in dibattiti, nei quali esperti e tecnici affronteranno le problematiche di gestione delle aree marine protette, il sempre più angosciante tema dell'inquinamento causato dalla plastica ed il marine litter, un altro grave fenomeno che che mette a rischio l'ambiente costiero. In questa 47 edizione saranno esposte oltre 800 imbarcazioni tra yacht, motoscafi, gozzi e gommoni e ovviamente saranno presenti le maggiori case internazionali produttrici di motori e quelle del settore servizi e accessori, ovvero tutti quegli attori che rendono Nautic Sud un punto di riferimento per gli amanti del mare e per gli armatori. Nell'area espositiva di oltre 50.000 metri quadrati, oltre ai momenti di confronto tra i padiglioni all'aperto, si svolgerà la premiazione annuale da parte del Comitato Campano della Federazione Italiana Vera e sono previsti anche momenti di spettacolo, compresa la cerimonia di assegnazione dei Nighting Sud Award, la serata di gala in cui vengono assegnati i riconoscimenti a personaggi legati alla passione per il mare, la nautica da diporto e gli sport acquatici. Oggi il prologo in più di 800 scuole italiane e sono questa volta i ragazzi, gli studenti eh, a bocciarlo. Poi eh, domani in, eh, più di piazze, in più di 3.000 piazze invece il cancro si combatterà eh, anche grazie alle arance rosse. L'arancia rossa è uno dei simboli della nostra alimentazione, di sana alimentazione, uno dei simboli della... Eh, nostra dieta, è ricco di antocianine che sono pigmenti naturali che aiutano eh, appunto a rafforzare il sistema immunitario da combattere il cancro, poi sono più ricche di vitamina C. Dove voglio arrivare? Naturalmente alle Arance della Salute, l'iniziativa dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che si terrà, ripeto, in eh, oltre 3.000 piazze italiane per raccogliere fondi da destinare agli eh, oltre 5.000 ricercatori impegnati nella lotta ai tumori. La prima volta le Aranciale Salute venne istituite nel 1990, siamo dunque arrivati alla 31 edizione, in cambio di 10 euro, è una donazione chiaramente, il valore commerciale è un'altra cosa, ben 20.000 volontari distribuiranno 260.000 retticelle, ciascuna con 2,5 kg. Di eh, arance, saranno poi disponibili anche vasetti di marmellata d'arancia e di mieli di fiori d'arancio, per i quali la donazione minima è invece di 7 euro. Vedete, ci sono anche testimonial importanti, eh, bar, la, la parodi, la, lo chef Bruno Barbieri ed altri ancora. Oltre alle arance, chi aderisce riceverà una guida con informazioni sulla prevenzione dei tumori, sui più importanti progressi raggiunti eh, dalla ricerca nello studio della eh, de, 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 de relazione tra alimentazione e cancro, perché oggi sappiamo che una Dieta sbilanciata favorisce eh, l'insorgenza di alcuni tumori, in particolare quelli che interessano lo stomaco, l'intestino e l'esofago. Ma sappiamo anche che il cibo che consumiamo è un nostro alleato nella prevenzione e che mangiare sano ed equilibrato eh, e poi fare sport, non essere sedentari, avere un girovita, insomma, eh, contenuto o eh, perfettamente in linea con la, con la nostra statura, eh, ci aiuta ci aiuta nella prevenzione se volete conoscere la piazza a voi più vicina delle arance della salute potete andare sul sito www.airc.it e poi c'è un numero uno scatto alla risposta da tutta Italia questo è il costo numero speciale è 840001001 -001. Si avvicina la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B dopo la vittoria nel derby di Cosenza, il Crotone attende la visita dello Spezia, adesso eh, che eh, si è consolidata la terza posizione a un solo punto dal Pordenone secondo, il Crotone va a caccia della quinta vittoria consecutiva, di sicuro il rientro del dell'anglo-libico eh, Ahmad Ben Ali è stato uno dei eh, segreti, piccoli diciamo grandi segreti di Stroppa in questa mini eh, fase positiva eh, Normale avevo tanta voglia di, di rientrare in campo c'era una partita importantissima, siamo contenti di, di averla portata a casa e, e sono contentissimo di essere rientrato in campo, è ancora più bello che una vittoria Penso anche quando, quando non c'ero, prima della sosta la squadra ha fatto benissimo e, e vogliamo continuare così. E, prima della partita abbiamo lavorato benissimo, ho fatto una settimana di ritiro e caricato bene, e, quindi continuiamo così, ormai abbiamo dimenticato la parte contro Cosenza e guardiamo quello contro la Spezia. La Spezia è una squadra forte, magari con una classifica che non rispetto la squadra perché penso che la Spezia davvero eh, c'è cioè, giocatori importanti per questo livello quindi è una, una partita da affrontare con la massima attenzione, di, di preparare nel migliore dei modi, però sono sicuro che se continuiamo così eh, possiamo far bene. La Serie B è sempre così, eh, con una classifica molto corta, eh, penso che Davvero ti bastano due vittorie per stare in su, però ti bastano anche due, due sconfitte per, per trovarti di nuovo in difficoltà, quindi eh, con la testa giusta, piedi per terra, bisogna lavorare bene, eh, andando dritto per dritto senza guardare nessuno e, e continuiamo per la nostra strada perché vogliamo togliereci delle belle soddisfazioni. E Prima di chiudere un'altra di calcio, ovvero prima di passare a Io scelgo Calabria, Gaetano Auteri è nuovamente l'allenatore del Catanzaro, infatti la società giallorossa ha rimosso Gianluca Grassadonia che aveva preso il posto appunto del tecnico Aretuseo che è tornato sulla panchina giallorossa e adesso Io scelgo Calabria. Parliamo ora della, del confezionamento dell'anduja. Qui vediamo un'orba originale, l'intestino cieco del maiale. Come viene realizzata? L'orba, questa è come dicevi Antonella, l'intestino cieco al naturale del maiale. Vedi, questo ad esempio è un maiale prodotto, allevato da uno dei più grandi maiali. Ecco, nell'arco perché, come ben sapete, per avere una buona produzione di induce andiamo ad allevare i maiali con l'età di 19 mesi. Questo lo replico sempre io. Un maiale ben maturo, un maiale ben alimentato di mais da granella, grano. Crusca, e quindi come ci insegna la vecchia civiltà contadina del Monteporo. Quindi, ho, preso, ho, ho appreso tutti questi suggerimenti, tutte queste, eh, queste tecniche insegnatomi dal, dal nonno. Diciamo. Quindi, questa, come vedete, è un'orba una delle più grandi si aggira intorno ai 4 kg, 3 ,8 kg al naturale, quindi evitando budelli artificiali cuciti, come vedi. C'è la cappicina, vedi Antonella, che è una cappicina al naturale quando uh, asciughiamo l'andugia, perché a Spinning, come ben sapete, ci differenziamo dagli altri paesi, dagli altri in tutta regione, in tutta provincia, per l'andugia di Spinning è che abbiamo una certa umidità, un certo microclima adatto per l'asciugatura. Vedi che è uno strato una, protettivo: abbiamo una cappicina, una muffa, una mufficina che questa ti, che ti caratterizza l'andugia di Spinning. La, ci, ci andiamo a differenziare, quindi evitando celle di asciugatura, conservanti e coloranti. Questo lo replico sempre. Tu hai deciso di eh, seguire anche in questo caso per il confezionamento, nonostante oggi sul mercato siano presenti prodotti eh, confezionati in uh, forme diverse da quelle tradizionali, tu hai deciso di seguire la tradizione, quindi eh, l'orba del maiale. Questo consente tra l'altro una maturazione ottimale del prodotto. Ottimale? L'orba si mantiene, essendo un modello più spesso, eh, l'anducia nell'orba si mantiene più a, più a lungo. Diciamo quando la, la apri che va consumata, è chiaro che la puoi lasciare aperta intorno ai tre mesi, essendo orba. Poi abbiamo avuto un incremento commerciale per quanto riguarda l'altro budello, che sarebbe il crespone. Abbiamo un crespone. Che varia da, parte dai 300 ai 600 grammi. Il crespone sempre non è intestino cieco, però è stata una richiesta eh, commerciale, di, di marketing, essendo un, un modello più piccolino. Quindi abbiamo l'anducia che vada a pesare dai 300 ai 600 grammi. Per questa edizione è tutto, dopo di noi eh, Otello Profazio, prima Paolo Marra con una nuova puntata di Parliamoci Chiaro poi, tgcal24.it per restare aggiornati e ci rivediamo se vorrete alle 19.15.